Salve a tutti, siamo alla lezione numero 37. Parleremo delle modulazioni. Nei capitoli precedenti alcuni esercizi presentavano delle modulazioni. Ora vedremo nel dettaglio come si realizzano. Modulare significa passare da una tonalità ad un'altra. Nella forma più semplice questo avviene quando in un accordo si inserisce un'alterazione che lo trasforma in dominante della nuova tonalità. Questo accordo di dominante potrà essere la settima o la nona, oppure la settima di sensibile. Comunque sarà tratto dal grande accordo di dominante. Le tonalità possono essere vicine se hanno un'alterazione in più o in meno rispetto alla tonalità considerata. Sono lontane quando le alterazioni in più o in meno sono più di una. I toni vicini a una tonalità sono il quarto e il quinto grado e i loro relativi. Ad esempio, Re a 2 diesis, Sol a 1 diesis, La a 3 diesis e i relativi minori Si minore, Mi minore e Fa diesis minore. Vedremo ora come si realizza una modulazione ai toni vicini. Due modi molto semplici per modulare sono l'alterazione ascendente del quarto grado e l'alterazione discendente del settimo, sia al basso che al soprano. Il quarto grado alterato in senso ascendente diventerà sensibile della nuova tonalità e ci porterà ad aggiungere diesis o a togliere bemolli. Ora farò alcuni esempi. Alterazione ascendente aggiungendo diesis al basso. Ora aggiungerò diesis. Alterazione ascendente aggiungendo il diesis alla melodia. Ora aggiungo il diesis. Alterazione ascendente togliendo il bemolle al basso. Tolgo il bemolle. Alterazione ascendente togliendo il bemolle alla melodia. Tolgo il bemolle. Il settimo grado alterato in senso discendente diventerà spesso il quarto grado discendente al terzo della nuova tonalità e ci porterà ad aggiungere bemolli o a togliere diesis. Ora farò qualche esempio. Alterazione discendente aggiungendo il bemolle al basso. Ora aggiungo il bemolle. Alterazione discendente aggiungendo il bemolle alla melodia. Ora aggiungo il bemolle. Alterazione discendente togliendo il diesis al basso. Ora tolgo il diesis. Alterazione discendente togliendo il diesis alla melodia. Ora tolgo il diesis. Naturalmente questi casi non sono gli unici. I movimenti del quarto e del settimo grado alterati possono avere altri andamenti e creare modulazioni a gradi diversi, ma per il momento useremo questi. Gli esercizi che seguono propongono melodie che dovranno essere armonizzate. Alla mano sinistra potremo usare sia due sia tre suoni e l'inizio della modulazione si potrà individuare dall'alterazione posta nella melodia. Alcuni avvertimenti. La sensibile nella melodia non deve essere raddoppiata nell'accordo sottostante, perché entrambe dovrebbero poi salire la tonica, creando una successione di ottave proibite.
È importante saper distinguere nei collegamenti le ottave proibite dai raddoppi. Le ottave o quinte proibite avvengono nel collegamento fra due accordi, quando due voci in ottava o in quinta fanno lo stesso movimento. Ad esempio così. I raddoppi invece che sono permessi avvengono quando, ad esempio, la sinistra suona in ottave. Oppure la destra suona accordi a quattro voci, raddoppiando la melodia all'ottava. Ma sono raddoppi della melodia dell'ottava. Oppure quando la melodia cantata o suonata da un altro esecutore è raddoppiata dal pianista. Ora alcuni esercizi. La melodia è scritta, improvviserò l'armonia. La frase sarà proposta sia nel modo maggiore che nel modo minore. Do maggiore. Do minore. Sol maggiore. Sol minore. Maggiore. Re minore. L'esempio che segue ci mostra l'andamento del basso che modula a tutti i toni vicini. Da Do maggiore a La minore. Da Do maggiore a Fa maggiore. Da Do maggiore a Re minore. Da Do maggiore a Sol maggiore. Da Do maggiore a Mi minore. La conferma è il giro armonico. Sappiamo che la modulazione vera si ha quando il discorso musicale continua nella nuova tonalità, altrimenti si tratta di tonicizzazione o modulazione passeggera. Nell'esercizio delle modulazioni, quindi, per simulare un proseguimento del discorso musicale, faremo una cadenza per confermare la nuova tonalità. Ad esempio, da Do maggiore a La minore. Questa è la modulazione, adesso la cadenza, mi conferma. Questo simula il proseguimento del discorso musicale nella nuova tonalità. Il passo successivo sarà realizzare un giro armonico che modulerà a tutti i toni vicini, ad esempio Do, Fa, Re minore, La minore, Mi minore, Sol, Do. Si inizierà con una cadenza per stabilire la tonalità iniziale, poi si inserirà l'accordo modulante e si completerà la modulazione con la conferma della nuova tonalità. Poi si proseguirà con lo stesso schema fino a completare tutte le modulazioni. Dovremo fare in modo che l'accordo di dominante sia in levare e la risoluzione in battere. I collegamenti fra gli accordi dovranno seguire una semplice regola. Se ci sono note comuni si tengano alla stessa voce e le altre si muovano per la via più breve. Se non ci sono note comuni si faccia moto contrario fra il basso e le altre parti. L'esempio è il seguente. Tonalità di Do maggiore con la conferma della tonalità attraverso una cadenza. Modulazione a Fa maggiore. Conferma.
modulazione a re minore. Conferma. Modulazione a la minore. Conferma. Modulazione a mi minore. Conferma. Modulazione a sol maggiore. Conferma. Modulazione a do maggiore. Conferma. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.